got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. Can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing left to see but you when you dance, dance, dance. Dalla discoteca Atmosfera, Roccioletto di Borgia Catanzaro. Io ballo e tu? I giudici di Io ballo e tu? Presidente di giuria, Giovanni Calabro, Fabiola Ciminello, Rosario Vinirillo, Goran Ugarte. I giudici di Io ballo e tu. La padrona di casa, più riccia che mai, più esuberante che mai, Emanuela Marchio. Un grosso applauso a Emanuela Marchio. Siamo pronti per un'altra entusiasmante puntata e quindi devo iniziare ringraziando questo straordinario corpo di ballo. Grazie! Targato Arte Danza, grazie! Ci siamo! Nuova puntata, nuova diretta. Vi ricordo che siamo proprio dall'atmosfera a Roccioletto di Borgia, a Catanzaro, in una location davvero straordinaria, amici telespettatori. Vi faremo compagnia tutta la domenica pomeriggio all'incirca per 2 ore, saremo in vostra compagnia, quindi continuate a rimanere sintonizzati perché ciò che vedrete oggi su questo palco è l'arte della danza. Quindi io farei un applauso proprio ai ragazzi. Più carichi, più entusiasti che mai. Quindi questo ci fa piacere perché qui nel nostro piccolo, cari amici telespettatori, cerchiamo di portare avanti la Calabria bella, come potete ben vedere. La danza è una realtà importantissima in Calabria e quindi noi cerchiamo di portarla in televisione dando risalto a quelle tantissime scuole di danza che lavorano con tanti sacrifici, con tanto impegno e quindi noi abbiamo deciso di portarlo proprio in TV. Quindi tu, nonna, che sei a casa ad esempio, la nonna di un nipotino che magari non sempre riesci ad andare a seguirla e a guardare
guardarlo, beh, comodamente seduta sulla tua poltrona, cara nonna, caro nonno, zio, puoi guardare il tuo nipotino. Questo è lo scopo di Io Ballo e Tu. Poi volevo ricordare inizio trasmissione che chiaramente Io Ballo e Tu non è il classico concorso di danza dove le scuole di danza si esibiscono, quindi che vanno, insomma, si gareggiano per categoria o cose del genere. No. Io Ballo e Tu è una trasmissione televisiva, quindi non è un concorso di danza, quello avete altri palchi per farlo, questa è televisione, sicuramente c'è una gara e quindi abbiamo deciso che ogni direttore artistico della propria scuola ha la libertà di scegliere quale coreografia e quale gruppo, quindi anche quale fascia d'età. Ecco perché magari può capitare di vedere una coreografia fatta da bambini con una coreografia fatta da adulti, perché ogni proprio direttore delle scuole può decidere. La nostra giuria tiene conto di tutto questo. Detto tutto ciò, volevo dirvi chi sono le quattro scuole in gara. Tra quattro scuole, solo una si aggiudicherà la semifinale. Chi sarà? Intanto ve li presentiamo, guardatele. Diamo inizio ufficialmente alla gara di questa puntata con un bel applauso, perché ci sta. Fate sentire l'entusiasmo di Io Ballo e Tu. In gara sono ASD Baila codice 5, ASD Danzarte codice 6, Ruskaya codice 7 e Ballet Company codice 8. Il numero che dovete comporre per televotare la vostra scuola preferita è 899-833-3323. Dovete semplicemente chiamare e digitare il numero della scuola di danza da voi preferito. In questo modo il pubblico da casa dà una grande mano a passare nella semifinale, perché tra quattro scuole, come vi dicevo, solo una si aggiudica in modo diretto la semifinale. Quindi sostenete la vostra scuola preferita, perché i ragazzi veramente in gara hanno bisogno del vostro aiuto. Il voto del pubblico da casa unito chiaramente al voto della nostra giuria tecnica, e quindi eccoli qui, sono tornati, sono sempre presenti, e quindi lei, iniziamo. Gorane Ugarte, grazie di essere con noi. Presidente di giuria Giovanni Calabro. Giovanni, ma come siamo giovanili oggi con questo pantalone alla moda. Complimenti, complimenti, mi piace. E poi lei, la nostra Barbie, Fabiola Ciminello. È il più giovane della giuria, ma talentuoso, Rosario Villerillo. Bene. Come ben sapete, ogni puntata i nostri giudici sono loro, ma abbiamo un giudice ospite. La settimana scorsa, vi ricordate, abbiamo avuto un attore, un modello, un mister mondo in carica, che era Fabio Rondinelli. Questa puntata è il quinto giudice, quindi sarà lì a capire quali sono le emozioni che una coreografia gli può trasmettere. Chi sarà? Voi lo sapete? Scopriamolo insieme. Guardiamo. Ironica,
un'amica, lei è una conduttrice, Simona Palaia! Grazie Giovanni Calabro. Fate un applauso, Simona Palaia. Come andate con la scala? No, scusate. Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Cercherò di essere un giudice giusto per le mie sensazioni, insomma. Cercherò di premiare ciò che per me. Ma per me siete tutti belli, avete vinto tutti. Siete bellissimi, tutti. Ma la scala? Allora, la scala è un attentato alla vita. Io non so se è peggio quella di Sanremo o questa scala. Bellissima, c'è anche la postazione della cubista, che dovete sapere che quando cammini traballa. Quindi è proprio apposta, capito? Grazie. Quindi un tentato omicidio al quinto giudice. Grazie mille, grazie. Simona Palaia, prego, grazie. Adesso siamo pronti per accogliere con un grossissimo applauso i direttori delle scuole di danza. Quindi iniziamo con Maria Luisa Scozzafava, Martina Robato, Sempre Tegnano, Antonella Pace. Che dico? Straordinari! Allora, nel ricordare voi, voglio ricordare dove venite, quindi AST Baila arriva da Catanzaro, il codice è il 5, AST Danzarte con il codice 6 arriva da San Martino, Reggio Calabria, Ruscaia, codice 7, arriva dalla Lamezia Terme, Ballet Company con il codice 8 arriva da Palmi. Quindi, carissimi giudici, perdonatemi, carissimi direttori, siete pronti a dare il via a questa entusiasmante gara? Perché abbiamo iniziato tutto da capo, 4 nuove scuole. Questa settimana tocca a voi. Spero che abbiate preparato delle coreografie davvero fantastiche proprio per il pubblico qui, ma anche per il tanto pubblico che ci segue da casa e ci segue in modo davvero affezionato. Quindi io vorrei iniziare, come ho detto la scorsa settimana, in modo distensivo, rilassante, perché ricordo che è vero che è una gara, ma è anche un confronto, è un modo per stare insieme, è un modo davvero per crescere. Ecco, io ho portato la danza in TV proprio per avere un confronto, quindi vorrei iniziare con una bella stretta di mano. Siete d'accordo? Prego! Direttori, grazie, buon lavoro e buona danza! Prego! Ci siamo, siamo in diretta televisiva la domenica pomeriggio per un bel po', vi terremo compagnia e chiediamo al nostro direttore artistico cosa ne pensa dell'inizio di questa seconda puntata. Michele Dalluccio. Intanto Emanuela, buon pomeriggio, grazie ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica a te, buona domenica allo studio e ai nostri telespettatori da casa. Che dire, questa settimana i nostri social sono impazziti, nella nostra pagina sono arrivati tantissimi mi piaci, tantissime sono le persone che ci seguono e fanno tantissime domande, Manu, quali saranno le prossime scuole, quale sarà il giudice ospite anche, e tante persone mi chiedono come possono fare per venire a vedere la trasmissione in diretta. Io voglio ricordare che siamo a Catanzaro, all'Atmosfera, quindi quando volete potete venire a trovarci. Non arrivate in flotta, perché qui devo dire che abbiamo già un bel da fare, abbiamo bisogno, certo, di vigili a gestire, però se volete venire potete farlo. Allora Michele, parliamo di una cosa importante per quanto riguarda il video selfie che il pubblico, i nostri telespettatori possono mandare nel nostro numero WhatsApp, e adesso ne parleremo. Noi stiamo selezionando, certo, quelli che sono arrivati. Allora, la scorsa questa settimana stanno arrivando, vai, già tantissimi video. Ok, stiamo selezionando tantissimi video, vostri video. Io volevo di nuovo rinnovare l'invito. Allora, come funziona?
ma anche quando siete in pizzeria con gli amici o sul divano a casa, state guardando la televisione, prendete il vostro telefonino, fate un video selfie mentre state ballando e poi lo mandate al nostro numero WhatsApp, che è il 333 84 25 360. Questo è il nostro numero ufficiale, mi raccomando, ballate, ballate, ballate. Grazie, grazie al nostro direttore artistico Michele Galluccio. Parlavamo di un numero WhatsApp, questo vuol dire che voi, pubblico da casa, potete interagire con noi. In quale modo? Attraverso la nostra social girl. Lei è tutta di rosso vestita, Benedetta Apicella. Super, super, super. Benedetta, bentornati. Sono felicissima di poter leggere questi messaggi in questa bellissima trasmissione. Siete tantissimi a scriverci e continuate a scrivere tutti i vostri pensieri, tutto ciò che provate, quello che vi trasmettono queste coreografie, e io sarò lieta di leggere tutti i vostri messaggi. Dove possono farlo, Benedetta? Sul numero WhatsApp 333 84 25 306. Tu sarai attenta, non è che ne è arrivato già qualcuno, controlla, hanno avuto poco tempo, no. Quindi iniziate a scrivere, così i più belli, i più simpatici li leggeremo. Grazie alla nostra postazione social, ci ricolleremo più tardi, perché adesso è arrivato il momento di dare inizio alla prima manche. Quindi vediamo chi è la prima scuola in gara, conosciamola. Fantasy Dance, codice 5, ASD, baila! Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a feed and this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa.
Natale. Io sono già innamorata delle piccole. Cosa dobbiamo fare? Tante piccole Shakire. Bellissime! Le piccole hanno avuto... Prego ragazze, hanno avuto il coraggio di esibire, di rompere il ghiaccio proprio le più piccole. Sono state simpaticissime, davvero molto belle. SD Baila, codice 5. Chiediamo alla nostra giuria un primo commento sulle piccole. Il microfono dovrebbe esserci, certo che c'è. Un commento, chi di voi vuole dare un commento sulle piccoline? Le bambine sono sempre caratterizzate da una grande tenerezza, perché comunque si approcciano a questo momento di espressione con carinerie e con la freschezza appunto dell'età, per cui a loro l'augurio più caro per un proseguo sempre migliore. Grazie Giovanni Calabro. Prontissimi per dare il via alla seconda scuola in gara, e anche in questo caso scopriamo di chi si tratta. Ci presentano un pezzo di danza classica, loro arrivano da San Martino, Reggio Calabria, Danzarte, codice 6. A Danzarte, vi ricordo il codice 6, Gorane Ugarte. Dovrebbe essere acceso, se l'avete... vai, dovrebbe essere acceso, proviamo. Eccomi. Ce la facciamo, sì. Prego.
Mi lasci proprio il mio punto debole, praticamente, il classico. Ma dai, guarda un po', come mai? Ma guarda un po', come mai? Ma come mai avrò fatto questa scelta? No, tutti e quattro giudici, sì, vabbè, giudicate e avete comunque competenza di tutto quello che andate a vedere. Che avete chi più, chi di meno, ma tutti e quattro siete maestri, siete dei professionisti. No, ma tra l'altro mi sembra anche giusto in questo senso. Altrimenti non sareste lì. Un pensiero. Ti ringrazio. Un pensiero, il mio pensiero è che io guardo oltre magari la tecnica, guardo anche come sono sistemati i ragazzi. Dalla pettinatura. Oh, ma io mi ricordo questa cosa, Giovanni Calabro, lo smalto sulle unghie. Sì. Avevano lo smalto sulle unghie? Sì. Vabbè, facciamo come se non avessimo detto niente, torno indietro, perché, perdonatemi, forse non dovevo dirlo, ma io me lo ricordo di Giovanni Calabro, queste cose, danza classica. Forse, sì, forse è una cosa nostra, c'è da dire, però non è solo il fatto della tecnica, cioè sì, è sì, anche, per, io lo chiamo l'educazione, cioè da lì bene, parte tutto. Attenzione, è un'opinione mia. Certo. Rimane lì, nel certo, senso che chi vuole l'accetta, chi non ho. Certo, è un suggerimento, giusto, un suggerimento in più. Perfetto, giudici, è quindi una cosa mia, come sono cresciuta io, sono certo, cresciuta così. Avete forse libertà, troppo, non avete lo so, libertà di espressione, quindi voi dite ciò che pensate. Grazie. Perfetto. Prossima scuola in gara, stile classico, arrivano dalla Lamezia Terme, Ruscaia, codice 7. Codice 7. Complimenti per la scelta dei costumi, davvero molto bello, brave, belle. Fabiola Ciminello. Sì, una coreografia molto carina, devo dire, e c'è studio, c'è lavoro, si vede, anche se comunque interpretare la danza classica è molto difficile perché è una danza codificata, quindi vero, è molto difficile, però voglio dire, le ragazze si sono comportate bene, quindi si poi sono belle, eleganti, sì, sì, erano molto carine, eleganti, bene, bravi. Grazie, grazie Fabiola. Continuiamo con la gara e scopriamo chi è la prossima scuola in sfida.
ci presentano un modern, loro arrivano da Palmi, Reggio Calabria, Ballet Company, codice 8. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. E complimenti alla quarta scuola in gara, e abbiamo chiuso la prima manche. Quindi vi ricordo ancora, pubblico da casa, di votare 899-833-3323 e poi dovete digitare il codice della scuola vostra preferita, vi prego. Ora, non dovete chiamare sul numero WhatsApp, non dovete votare sul numero WhatsApp, per quelli non servono, dovete digitare il codice che vi ho appena menzionato, mi raccomando. Quello è l'unico modo per votare la vostra scuola preferita e per permettergli di arrivare direttamente in semifinale. Ma per quanto riguarda la quarta coreografia che abbiamo appena visto, voglio sapere l'opinione del giudice Rosario Villirillo. Eccomi, eccomi. Allora, devo dire che quello che ho visto mi è piaciuto, anche se non mi occupo prettamente di moderno, però devo dire mi è piaciuto con alcune imprecisioni. La cosa che mi preme invece dire è che è molto importante che i ragazzi utilizzino la danza come forma espressiva, sia per quanto riguarda a livello individuale, perché permette di scoprirsi interiormente, per quanto riguarda il sociale, fare attenzione appunto anche ai compagni, quindi ad avere il rispetto delle regole e anche dei compagni stessi, e poi a livello artistico, perché appunto penso sia la forma d'arte più elevata per esprimersi attraverso le forme. Grazie Rosario Villirillo, per una volta tanto nella vita
mi sento alta, provo l'emozione che vive sempre Simona Palaia. Guarda Simona come sono alta anch'io oggi, tu sei sempre statuaria, oggi anch'io un pochino. No, volevo sapere la scelta della location per fare questo lancio. Cioè... perché mi piace l'atmosfera, voglio farla vedere. Facciamo un applauso ad Emanuela Marchio, veramente, perché se le inventa tutte. Io, class, con me non ci annoi mai, questo è certo. Posso anche sbucare, chissà, in qualche puntata posso scendere da qualche parte. Non da si qualche sa, fune, ecco, dovete magari scoprirlo, di puntata in puntata dovete continuare a seguirci perché chissà. Ma adesso la luce, perché mi ha abbandonato quella bella luce? Cioè, eccola qui, è ritornata. Sono qui per dirvi che ci fermiamo per andare in pubblicità, poi torniamo, perché cari amici telespettatori, ci sarà la seconda manche. Quindi ci fermiamo solo un attimo per andare in pubblicità. Sette Camicie è uno storico brand italiano che ha fatto della specializzazione nel settore camiceria il suo punto di forza, con prodotti per uomo, donna e bambino. Camicie classiche, casual e fashion, frutto di una costante ricerca e dell'innovazione tecnologica, certificate con lo standard di qualità Uni en ISO 9001. Sette Camicie, per fare la differenza. Ti aspettiamo nel punto vendita di Polistena. In arrivo anche la nuova collezione primavera-estate, assolutamente da non perdere. Per il tuo benessere, scegli Integralia, una bottega di conoscenza per il corpo e la mente. Da noi trovi alimenti con certificazione biologica e con funzionalità benefiche per la salute. Paste, farine, bevande vegetali, cereali, alimenti per la prima colazione, prodotti vegani e vegetariani, tisane, spezie, condimenti, marmellate e prodotti cosmetici al 100% naturali e un reparto interamente dedicato alla cucina giapponese. Nella nostra bottega di Lamezia Terme trovi inoltre una linea alimentare per gli sportivi, con prodotti specifici per un'alimentazione macrobiotica. Integralia. Cibo. È salute. E tu, questa è la seconda puntata, state vedendo quattro scuole di danza in gara anche in questa puntata e solo una si aggiudicherà il passaggio successivo che andrà direttamente in semifinale. Quindi amici telespettatori, continuate a votare 899-83-3323 e poi digitate il codice che man mano sentite dalla mia voce, insomma, che è abbinato alla propria scuola. Adesso, prima di iniziare con la seconda manche, vorrei sapere proprio a proposito, per quanto riguarda la votazione, come sta andando. Quindi colleghiamoci con la postazione con Sol e parliamo con Paco. Paco! Bello! Ma chi è? Bello è impossibile, con gli occhi neri, tu supporre meridionale. Bello! Sono queste musiche che partono così all'improvviso senza un perché. Ma come mai? Chi è che dice, si dice che la musica abbia un'anima, quindi è lei a decidere da dove andare. Non dipende da chi la gestisce la musica. Chi la gestisce è un'anima che è in sincronia con quella della musica. Ah, perfetto, ne approfitto per salutare Luca Scichitano, Franco Martino che è lì dietro nascosto e anche Simone. Quindi questa è la postazione social. Come sta andando il voto da casa? Ecco, la nostra non è la postazione social, non è questa la nostra. Cosa ho detto? Postazione console? Sì, vabbè, uguale, non ti preoccupare. È la nostra postazione, va bene uguale. Sta andando molto bene, sta andando molto bene. E abbiamo superato già le 250 votazioni. Ricordo a tutti i nostri amici da casa che è una bella partita, insomma, una bella manche. Qui si gioca davvero anche uno snodo principale della puntata. E questo ci permette di vedere comunque, di assaggiare davvero delle bellissime coreografie. Nel nostro piccolo stiamo cercando di dare il nostro grande contributo. Ma intanto lì va tutto bene? Sì, va tutto bene, lo rifacciamo la prossima volta, bene, Emanuela. Bene, cominciamo con, allora ringraziamo la postazione console, andiamo avanti perché è arrivato il momento di dare il via alla seconda manche. E quindi riniziamo con la gara, loro sono prontissimi per esibirsi di nuovo e quindi riniziamo con ASD Baila, ci presenta un hip hop e il loro codice
amici telespettatori, è il 5. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off. What you acting shy for? Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. Just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got, cause I don't wanna waste my time. It's all on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. Vero? Perché noi, io ricordo al pubblico da casa che la giuria vota coreografia per coreografia, quindi voi avete votato? Tutto a posto? In genere le conduttrici stanno in silenzio, le classiche, quelle brave, insomma quelle che sanno fare bene il loro mestiere. Essendo che io sono così, come mamma mi ha fatto, ci ho capito, un vulcano, come mi viene in mente la dico, io dico non dovrei, però la giuria ha già votato, quindi posso bravi tutti, ma io sono innamorata di te, cosa dobbiamo fare? Non lo so, dobbiamo trovare una soluzione e vi spiego anche il perché. Perché mi ricordi me da ragazzina, un vulcano, un uragano, hai tanta di quell'energia che sprizza da tutti i pori, quindi davvero ti amo di bene. Ecco, si può dire così, ti amo di bene. Ok. Magica Amy! Magica, magica Amy! E grazie! Allora, Michele Galluccio, una bella coreografia di pop. Guarda, energia pura, complimenti ragazzi, questo è un po' il mio mondo, ecco. Devo certo. dire che i ragazzi sono stati sul pezzo sempre, sempre, non è facile alla loro età, bravi, sono molto molto avanti, e bella musicalità, bella energia, bravi ragazzi, bravi. Tra un po' voglio collegarmi anche con Benedetta Picella per leggere qualche WhatsApp, quindi... Tenetevi pronti perché tra un po' vengo da te, però io so che la giuria da questa parte voleva dire qualcosa, prego. No, io volevo dire soltanto, mi ha tolto le parole, ecco esattamente,
A me ad esempio mi sono piaciuti tantissimo, quindi devo dirlo veramente. Però non mi piace, però quando dite una frase iniziate con però, a no, me non no, piace. Non c'è il però, allora, però dire una cosa frase, positiva invece. Togliete il però, perché il però mi lo sa tolgo, tipo, no? Il però. Addolcire la pillola, però togliamo il però? No, tutt'altro. Sono stati bravi, eh? A me sono piaciute per l'energia, però come dice te, lei a un certo punto ci ha anche guardati, proprio conquistandoci, no? C'è proprio com'era lo sguardo? Sfidando. Fammi vedere. Ma quello viene naturale, vero? Cioè, le viene naturale, davvero complimenti. Comunque, bella, no? Grazie, Corane, grazie per la tua opinione. Benedetta Picella, leggici cortesemente qualche WhatsApp, allora, perché so che ne sono arrivati davvero tanti. E con questo congedo, insomma, questa bella coreografia, che è piaciuta molto. Grazie. Allora, ci scrive un papà. Il papà di Sofia Muratore manda un grosso abbraccio e afferma che è il suo orgoglio. Ci scrive anche una mamma di Cristian Lamanna, Scuola Olimpia di Maiora Palmi. Manda un grosso in bocca al lupo e scrive che è la sua stella. E inoltre ci scrivono anche altri ragazzi, tra cui una nostra ex allieva della scuola arte danza, ovvero Eleonora Romano, ci segue da Losanna, e ci scrivono anche altri due nostri ex allievi della scuola arte danza, Francesco Barbuto e Rita Rotundo, che ci seguono da New York. Questo vuol dire mandano che un ci grosso stanno... abbraccio a Giovanni grazie, Calabro. Grazie, perché in questo modo mi hai ricordato quanto è fondamentale il web. Voi potete seguirci su www.telecalabria.it, da dovunque voi siate potete farlo proprio contemporaneamente. Quindi continuiamo con la gara, perché è arrivato il momento della seconda scuola, della seconda manche. Loro ci portano un pezzo di danza moderna, Danzarte, codice 6. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean-minded, shined up on Anne-Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up him, there. Your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna. Come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Up
coreografie con stili diversi, ognuno con la propria energia, e quindi non mi rimane altro da dire: complimenti anche a voi, bravi, bravi ragazzi. Adesso sentiamo l'opinione del quinto giudice. Quinto giudice che ovviamente va a sensazioni, come diceva certo. prima Giovanni Calabro, perché ovviamente noi giudichiamo, il quinto giudice giudicherà così. A me fanno tutti quanti tanta tenerezza, perché vedo quanta passione, quanto amore ci mettono, quindi io veramente, l'ho già detto prima, li premierei tutti. Ovviamente bisogna dare dei voti, li daremo, è una gara, insomma, anche no, se tu hai detto all'inizio che non è una gara, giusto? No, non è il classico concorso, ecco, dove le scuole di danza si esibiscono, perché lì hanno altri teatri, hanno palcoscenici. È una gara, ma in un contesto televisivo. Ecco perché vedono stili diversi, magari i bambini con gli adulti, perché tutti i direttori delle scuole al momento dell'iscrizione sapevano di questo, quindi ho lasciato libera scelta proprio la loro espressività. E io devo dire veramente che ci stanno mettendo tanto impegno, sono tutti quanti deliziosi, molto belli, c'è un'energia bellissima. Complimenti a te per aver ideato tutto questo, e ragazzi, vinca il migliore. Ma ce n'è qualcuna che ti piace in modo particolare? Ma per adesso sì, una tanto avete già votato, io non posso dire cosa, però sì, non dico chi, non lo voglio dire, per quale però motivo? Sì. Ma mi è piaciuta l'organizzazione, mi è piaciuta come l'insieme, esattamente come sono preparati, aggiustati, è molto importante secondo me. Ma tu andavi a scuola di danza da assolutamente ragazzina? No. Va bene, ok. La scorsa puntata il nostro giudice aveva un minimo, insomma, di competenza. Beato lui, io no. No, ma il quinto giudice serve proprio a questo, cioè è anche indipendente dalla danza. Io vado veramente a sensazione. E questo ci piace, perché gran parte del pubblico da casa non è un tecnico, e quindi è proprio per questo, in rappresentanza del grande pubblico da casa, abbiamo il quinto giudice. In questo occasione la bravissima conduttrice, eccomi. Simona Pelaia, va bene? Ok, ne parliamo più tardi, perché ho altre cose da chiederti, ma adesso continuiamo con la gara. Ma ti chiama Galluccio, scusami, mi intrometto, ti chiama Galluccio, ecco. Ah, ok, mi chiama Michele Galluccio, Manu, mi dica. Ci sono un sacco di messaggi, intanto mi scuso, non possiamo leggerli tutti perché continua a suonare qui il messaggino. Allora, leggo subito dei messaggi. Allora, per la maestra Sefora, la tua cognatina. Poi, per Federica B, siamo a 1400 km e ti seguiamo davanti al computer. Un attimo che si spegne. Ecco, zia Manu, sei bravissima. Tuo nipote Raffaella. Come zia Manu? Questo mi piace, è personale. Grazie, amore mio. Questo è un po' anomalo, la birra di Paco è riscaldata, console, e poi che andiamo avanti. Qui si un in bocca al lupo a tutti, Giulia Sciascia, se l'orgoglio di mamma e papà, SD, baila, ci fate scatenare. Va bene, tantissimi altri. Grazie mille, continuate a scriverci, social. Grazie. Continuiamo con la gara, stile contemporaneo, Ruskaya, codice 7. Thank you.
un'altra bella e intensa coreografia. Complimenti anche a voi, ragazze. Adesso vorrei, voi sapete che noi in palio mettiamo diversi premi, tra cui il premio principale, come ben sapete, è un buono di 2.000 euro per quanto riguarda i costumi di fine anno. La settimana scorsa l'abbiamo presentata, l'abbiamo conosciuta, si tratta della stilista e della costumista Giovanna Cuomo e io vorrei parlare con lei che si trova nella postazione social. Vorrei, insomma, ricordare e ringraziarla ancora per questa bella collaborazione. Quindi, Giovanna Cuomo, siamo nella seconda puntata, quindi tantissime altre scuole, ancora grazie per il premio messo in palio. Dove possono contattarti? Buonasera a tutti e grazie per questa bella esperienza che mi date voi ragazzi, ci emozionate sempre. E io mi trovo a Crotone e... perdonatemi, emozionata. Siamo in diretta, Giovanna, mica è semplice. Siamo in diretta, ti trovano a Crotone anche perché il tuo ruolo non è parlare, ma il tuo ruolo è creare delle meraviglie, interpretare i sogni delle direttrici e di tutti i ragazzi che nell'arco di un intero anno sognano i loro saggi di fine anno e tu realizzi i loro sogni con questi costumi meravigliosi. Perfetto, quella è la cosa che so fare bene e un po' sono imbarazzata. Grazie a Giovanna Cuomo perché davvero hai un'arte straordinaria e quindi ci piace che fai parte della nostra squadra di lavoro. E a proposito del primo premio, quindi che in palio sono 2.000 euro in buono per quanto riguarda i costumi di fine anno, ci sono tantissimi anche altri premi. Ad esempio, i nostri giudici mettono in palio delle borse di studio. Borse di studio che sono al 100%, come vi dicevo l'altra volta, né al 50, né al 20, né al 70, perché noi vogliamo chiarezza. Le nostre borse di studio sono complete. Quindi anche in questa puntata uno dei nostri giudici, poi ne parleremo più tardi, per quanto riguarda una borsa di studio, indipendentemente dalla scuola che vince, per quanto riguarda una coreografia, quindi un gruppo, ci sarà una borsa di studio al 100% in un concorso molto importante, ma ne parleremo più tardi. Si tratterà domenica prossima al Politeama, è un concorso a livello nazionale e poi vi daremo altre informazioni, vi diremo chi sono gli organizzatori, ma questo lo faremo più tardi. Adesso continuiamo con la gara perché siamo per vedere la seconda manche, la fine della seconda manche. E quindi ogni tanto respiro perché mi dicono parla piano, infatti avete ragione, la settimana scorsa io non so cosa è successo, mamma mia, mettevo ansia da sola, immagino il pubblico da casa per quanto parlavo veloce, però ogni tanto devo gestire anche insomma la mia vulcanità, se così si può dire. Stavo dicendo, l'ultima scuola a chiudere il quadro della seconda manche è, si tratta di, ci portano un Modern Ballet Company, codice 8. Thank you.
anche a voi ragazzi, bravi. Michele Galluccio, quindi chiedo a Pino, insomma, di collegarmi con... È vero, stanno per passare tutti i ragazzi, quindi vi ricordo che questa è la seconda manche, con questa scuola abbiamo chiuso la seconda manche, tra un po' riapriremo la terza e ultima, quindi vi ricordo di continuare a votare la vostra scuola preferita, 899-833-3323, e poi dovete digitare il codice televoto, mentre se volete interagire con noi mandandoci dei WhatsApp, vi ricordo che potete farlo al 333-84-25-360, e vi ricordo anche il video selfie, se avete voglia di farci vedere come ballate in qualsiasi momento della giornata, potete mandarci proprio un video selfie sul numero WhatsApp, noi lo selezioniamo e di puntata in puntata magari lo facciamo vedere nelle nostre dirette, poi il più bello, il più divertente, lo inviteremo proprio il gruppo qui in finale, che sarà il 7 maggio. Ma intanto Michele Galluccio. Manu, io volevo dire bellissima manche, ma volevo spendere due parole per l'ultima coreografia. Sì? Volevo fare i complimenti alla coreografa, al coreografo della coreografia. Questa contaminazione pura, volevo dire solo questo perché ho visto questo intreccio di stili molto bello, volevo rispondere a quelli che dicono che i minestroni nella danza non sono buoni, invece voglio dire che sono veramente buoni e vorrei invitare i ragazzi di prendere da ogni stile sempre. Bravi ragazzi, complimenti a tutti. Ognuno chiaramente ha la propria opinione, ma sicuramente stiamo vedendo che anche a livello nazionale di più la danza è sempre più contaminata, e quando fatta bene sicuramente nascono fuori delle belle cose, quindi grazie. Adesso colleghiamoci con la postazione console e chiediamo, per quanto riguarda il pubblico da casa, come sta andando. Quindi Paco, aggiornaci sul telesondaggio da casa. Ti aggiorno subito con gran piacere, sta andando bene, quindi invito tutti gli amici da casa a darsi da fare perché sono ancora un po' bassini, però è una bella partita. Un piccolo appunto, un consiglio più che altro ai nostri amici, perché stanno arrivando dei voti a delle scuole che non sono in gara, quindi io vi pregherei, solo anche perché per non perdere i soldini spesi perché ricordiamo che il voto costa un euro e un centesimo, per esprimere appunto la propria preferenza, di votare solo per le scuole che sono in gara, perché comunque quei voti lì non possono essere 5, conteggiati. 6, vero? 5, 6, 7, 8 sono i codici delle scuole in gara. Certo. Vero. Paco, dimmi, ma perché noi sappiamo che insomma tu sei mille fare, fai tantissime cose. Mille ecco, fare? Mille fare, okay. No, fai tantissime cose, sì. Sai fare mille cose, però una che ti viene molto... Cerco di farne poche e bene. Molto, molto bene, è quello del cantare. Sì. Non è che mi accenneresti qualche nota così, devo live? Devo proprio. Live? Così, improvvisata. Se vuoi ti pago, alla fine ti darò dei soldini, guarda, non lo visti so. Visti i tempi non si disdegna nulla. Prego. Vediamo questa qui, è giusto due minuti, Emanuele. Visto che abbiamo questo pubblico meraviglioso che ci accompagna, tutto diventa più caldo. Ero troppo avanti e mi voltai. Vista sul futuro mi affacciai. Ora non mi chiedere se puoi, dimmi quale senso abbiamo noi, se speranza spera svanirà. Ricordo che la luna illuminai. Se lecito non chiedermi se puoi, dimmi quale senso abbiamo noi di che vita sa questa vita qua. Pronto al peggio e mi sbagliai. Ero pronto al meglio ed inciampai. Se dove
dove andremo lo sapete voi. Ditemi che senso abbiamo noi, che sapore ha questa vita qua. Mi ami ben luna, cosa volevi darmi? Il cielo. Grazie. Era giusto una prova, Manu. Colgo l'occasione al volo. Sì, Paco. Perché so che c'è il piccolo Angelo che ci sta seguendo. Qui mando un grosso bacio alla mia principessa Sofia e mando un 60 volte ciao a mio fratellone. Lui sa perché. Un grosso abbraccio e soprattutto un grosso abbraccio al piccolo Francesco che sta portando avanti una sua piccola battaglia. E a lui rivolgerei un grossissimo applauso. Hai tutto Francesco il nostro appoggio e tutto il nostro affetto. Francesco è il nostro piccolo guerriero. Dai, Francesco. Adesso continuiamo con la terza manche, quindi apriamo la terza e ultima manche. Quindi i ragazzi sono tutti emozionati, li vedo tutti alle mie spalle. Siete pronti, ragazzi? Sì! Ok, da questa parte anche? Sì! Adesso vi giocate tutto, eh? Siete lì a giocarvi davvero tutto, quindi mi raccomando, metteteci tutto l'entusiasmo che potete perché questa sarà la terza e ultima manche. Poi voglio sapere l'opinione proprio dei nostri giudici riguardo alla terza manche che andranno a vedere proprio nell'ultima parte del programma. Quindi iniziamo nel dirvi che coreografia modern lyrical jazz ASD Baila e il codice è il 5. A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed.
complimenti, devo dire davvero belle tutte e quattro le scuole, questa puntata in gara, si stanno sfidando a colpi di danza ed è veramente bello l'entusiasmo che si vive qui in studio e spero che arrivi anche a casa tutta l'energia, davvero l'entusiasmo che c'è e la voglia di fare, perché questi ragazzi hanno veramente tantissima voglia di fare e lo dimostrano con 3 minuti di coreografia, quindi mi raccomando continuate a sostenere la scuola che preferite, 899-833-3323, questo è il metodo che potete farlo. Qui in studio c'è un pubblico meraviglioso, io non so se qualcuno degli operatori può far vedere l'entusiasmo proprio del pubblico a partire da questa parte, Pino, tu riesci a darmelo, non so, qualcuno di voi, guardate che bello, che bel pubblico composto, ordinato, pulito, anche da quella parte, riusciamo da quella parte? Forse solo Pino Gambasco può proprio alle spalle. Fatemi vedere proprio tutto il pubblico dalla parte di dietro, grazie. Ecco lì, tantissimo pubblico. È molto bello vedere tutto ciò che noi viviamo proprio qui in diretta la domenica pomeriggio. Un bel applauso, fatevi, continuate questo bel applauso, grazie. Fabio da Ciminello, è partita la terza manche, quindi le gare, la scuola insomma stanno gareggiando per l'ultima parte di questa puntata, abbiamo visto la prima esibizione, un pensiero. Un pensiero, allora, chiaramente come hai detto tu tutte le scuole sono energiche, sono a loro modo, portano qualcosa su questo palco, quindi un complimento chiaramente a tutti. E io penso che quando, cioè, dico quello che mi scatta quando io giudico una coreografia, mi deve proprio colpire al cuore e quindi qua io consiglio alle ragazze di alcuni gruppi dovrebbero migliorare con l'espressività, per certo. Esempio l'hip hop che abbiamo visto prima, la bambina è stata spontanea ed è arrivata, quindi tante volte le ragazze più grandi si vergognano, non lo fate. Sorridete perché comunque questa è una bella esperienza che vi porterete dietro. Anche perché hanno una grande potenzialità, davvero. Certamente, ma magari sì, lo tengono un po' frenato. Chiaramente dovrebbero vincere tutti, anche perché alcune erano proprio piccolissime, quindi vanno supportate, vanno incoraggiate. Però io e Ballettù incorona solo un vincitore, quindi per così forza è. Abbiamo questo brutto compito che è anche giudicare solo una scuola. È così, carissima commissione, cioè sono 4 le scuole, una deve vincere. Una deve vincere, le ahimè. Altre 3, ahimè, non è. E questa è una gara, quando ci si presenta davanti a una gara dove c'è una competizione, poi devono accettare il giudizio, insomma, di chi ne fa parte. Il confronto è sempre positivo, noi siamo oggi in veste di giudici, però chiaramente anche i nostri ragazzi fanno i concorsi, a volte certo. L'esito negativo ti fa crescere più di quello positivo, non bisogna Fabiola. Mai cullarsi, studiate sempre, la danza non finisce mai, non si arrende mai, ha sempre bisogno di studio, di crescita, anche noi ancora oggi studiamo. Bravi, quando ti arriva quella porta in faccia e fa male, fa te lo male, e però, ti dà la spinta ad andare avanti. Dalle grazie. Ferite ci si rialza sempre più forti. Mi piace, ragazzi, quindi questa è davvero una bella cosa. Adesso vorrei leggere qualche WhatsApp, quindi, con il pubblico da casa che sta continuando a interagire con noi. Sono arrivati davvero tantissimi messaggi, quindi diamo voce alla nostra social girl. Velocemente ce ne legge qualcun altro. Allora, ci fanno i complimenti per la scuola Ballet Company. Un abbraccio da Pia e Martina, poi la mamma di Antonella e Dorotea Nicolaci vuole dire che sono state brevissime ed emozionatissima, dei complimenti anche per la Ruscaia, costumi eleganti e coreografie molto curato, un saluto alla maestra Sefora, siete brevissime Teresa e Lara da Gianni, SD Baila, Maria Grazia La Rocca, sei bellissima Concetta Casaccio. Grazie da Benedetta Piccella, la nostra social girl, ma adesso continuiamo con la gara. Stile danza contemporaneo, danzarte, e il codice è il 6. Thank you.
Sicuramente una coreografia intensa con un tema molto intenso e quindi ci è piaciuta. Presidente di giuria, Giovanni Calabrò, il mio caro amico. Cara, eccomi. Io mi collego al discorso prima della mia collega. Tutto Fabiola. Un collegarsi. Perché il concetto di coreografia, comunque situazione che stiamo appena giudicando in questo contesto, penso debba contenere un mix di situazioni. Deve esserci l'espressività, deve esserci la tecnica, deve esserci il corpo, deve esserci il racconto. E quello diventa danza. E noi stiamo appunto apprezzando ciò che ogni scuola sta presentando su questo palcoscenico. Il mio incoraggiamento è quello appunto di ricercare sempre più il piacere del movimento e del raccontarsi nella musica. Se posso permettermi, volevo collegarmi al concetto del direttore artistico, appunto, su quello che è il punto di vista della contaminazione. Io penso che contaminazione sia giusto, ma deve essere contaminato qualcosa che esiste, altrimenti è qualcosa di inventato. Quindi, non so, la danza contemporanea è la contaminazione della danza classica, ma perché c'è di base comunque una formazione che viene trasformata. Però io ho visto ad esempio in della danza classica, ultimamente sto vedendo la contaminazione ad esempio con uno stile pop. Manu, scusa. Ho visto questo. Questo non è il luogo per discutere di tutto ciò. È uno scambio di punti di vista. Certo. Sì. Prego. Chapeau intanto al maestro Calabrò, tanto per me. Però oggi la contaminazione comunque è nei vari stili, anche
Certo, il classico, come diceva Fabiola, no. Prima è codificato, c'ha una storia, è la base, nessuno può quasi quasi, ecco, azzardarsi a parlare se non chi è del settore, ed è giusto così. Però oggi la contaminazione, quella, quel contorno, quelle linee spezzate, quelle... cioè, sì, sì, scusami. Esiste, esiste. Certo. E poi la coreografia è ciò che non esiste, è ciò che si crea. Cioè, questa è la bellezza, è dal cuore e dall'animo del coreografo. Io sì, penso sia così, non voglio dare un messaggio sbagliato. No, no, che, no. Scusi, scusi, signor maestro, scusi. Non voglio dare un messaggio sbagliato che bisogna fare ciò che non esiste. Bisogna studiare anche duramente, nelle aule, scegliere la scuola giusta, capire il percorso che bisogna fare. Però oggi i coreografi, li vediamo dai grandi coreografi anche che vanno nei teatri, nella televisione, c'è tanta contaminazione, c'è tanta, anche tanta danza che viene, cioè, dal cuore così, sempre con una base sicuramente. Sì, ma si contamina ciò che c'è. Si contamina ciò che c'è. Ognuno un punto di vista, certo, sì. Capisco il punto di vista, insomma, di Giovanni Calabro. Era quello il mio concetto, certo. Tutto certo. Si può fare. Grazie al cielo che c'è l'interpretazione, grazie al cielo che c'è la libertà, almeno nella danza. Ad esempio, grazie la, a Dio la danza neoclassica, questo, la danza per questi sono tutte ragazzi, contaminazioni, dico, quindi va benissimo così. L'importante è dare il giusto messaggio, ecco. Grazie, prego. Grazie a, prego, prego. Alla nostra giuria che si esprime in modo sempre elegante, contatto, con cortesia, e quindi io vi apprezzo per questo, perché sapete lo sforzo che c'è dietro ogni gruppo, ogni scuola di danza, quindi le famiglie dietro che fanno un lavoro davvero straordinario. Ma andiamo avanti, e quindi è arrivato il momento di vedere la terza scuola in gara dell'ultima manche, uno stile modern lyrical, Ruskaya, codice 7.
codice era il 7 ed è Ruskaya, eccola la direttrice Sephora Caimano. Simona Palaia, fatti arrivare velocemente un microfono. La vita è bella intanto, so che siamo proprio alla fase finale, il sabato pomeriggio ci hai tenuto compagnia per un intero inverno, davvero complimenti, tantissimi ospiti, tantissimi cantanti, tantissime storie, hai parlato anche di sociale, quindi è stato davvero molto bello seguirti. Quanto ancora ti vedremo in onda? Mi vedrete in onda ancora fino alla prossima settimana, perché il 25 di febbraio finirà, questa sera tra l'altro siamo in replica alle ore 21, sempre su RTC Telecalabria canale 17 ovviamente, la prossima settimana sarà l'ultima puntata. Chissà, magari torneremo in autunno più in là. Abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo dato modo a tantissime persone di poter parlare, di potersi esprimere. È stato un salotto molto apprezzato il sabato pomeriggio. Sono veramente molto soddisfatta. Però io so, televisivamente a parte, quando rinizierai sicuramente a ottobre ti vedremo chissà con che cosa, in quale forma, questo non lo sappiamo, però so che insomma la stagione primavera-estate è ricca di impegni. Non è mai finita, perché dalla scorsa estate fino ad oggi, per fortuna, tantissimi spettacoli, tantissime manifestazioni, poi tu lo sai, io collaboro anche con Padre Pio TV, quindi comunque tutte le settimane sono in onda anche lì. Che è successo? Non lo so, bisogna chiederlo alle stelle, all'universo. Dici? Assolutamente sì. A proposito di questo, io vorrei mandare un caloroso abbraccio a Francesco Cristofaro, un amico fedele, leale, preciso, anch'io. Quindi lo abbracciamo. Grazie Simona, continuiamo a dare spazio all'ultima coreografia della terza manche, quindi ancora avete un po' di tempo per votare la vostra scuola preferita, fatelo 899 83 33 23, davvero avete pochissimo tempo ancora, quindi se avete voglia di mandare avanti la vostra scuola preferita, perché arriverà direttamente in semifinale uniti ai voti della nostra giuria tecnica, fatelo. Ma adesso in gara ci sono loro, Ballet Company ci presentano un Modern e il loro codice del telesondaggio è 8. Feeling like I'm breathing my last breath. Feeling like I'm walking my last steps. Look at all of these tears I've wept. Look at all the promises that I've kept. I put my all into your hands. Here's my soul to keep. I'll let you in with all that I can. You're not hard to reach, and you bless me with the best gift that I've ever known. You give me purpose. Yeah, you've given me thinking my journey's come to an end. Sending out a farewell to my friends. Farewell to peace. Ask you to forgive me for my sins. Oh, would you please? I'm more than grateful for the time we spent. My spirit's at ease. Lessons you teach, no matter when, wherever I am, you're not hard to reach, and you've given me the best gift that I've ever known. You give me purpose every day. You give me my everything.
terza e ultima manche, quindi i giochi sono fatti, i ragazzi adesso possono tirare un sospiro di sollievo perché hanno terminato, hanno dato tutto quello che potevano. Adesso vi ricordo la replica del programma di Io Ballettù, sabato sera alle 21.30 potrete vedere la replica, potete seguirci anche sulle pagine, sui social, noi siamo molto attivi, quindi davvero fatelo, fateci sapere tutto quello che pensate sulla trasmissione. Per quanto riguarda le borse di studio, volevo dirvi, perché tra un po' sto per chiudere il telesondaggio, volevo parlarvi di questa importante opportunità che proprio qui attraverso Io Ballo e Tu possiamo dare ai ragazzi. Sapete del primo premio, che è proprio un buono di 2000 euro per quanto riguarda i costumi del saggio di fine anno, ma ci sono svariate borse di studio, e quella di questa puntata, indipendentemente dalla scuola che si aggiudicherà la puntata e quindi andrà direttamente in semifinale, quindi ci sarà un gruppo che sarà premiato, sarà una borsa di studio al 100% al concorso nazionale Open Dance domenica 26 febbraio al Politeama a Catanzaro, sotto la supervisione artistica del maestro Eriberto Verardi, direttore dell'Accademia del Balletto di Verona, e ringraziamo il responsabile della manifestazione, Francesco Denardo. Ecco, e alla fine, tra un po', prima di proclamare la scuola che vince questa puntata e va direttamente in semifinale, sapremo quale sarà il gruppo, la coreografia che ha vinto questa borsa di studio. Ma adesso ci siamo, quindi dobbiamo dare lo stop al telesondaggio. 3, 2, 1, stop! For Rolling Stones, stop! Poi Beatles, stop! M'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. Bene! Ufficialmente abbiamo dato lo stop al telesondaggio, chissà qual è la scuola che si è aggiudicata la semifinale, tra un po' ve lo diremo, lo saprete, ma prima di andare in pubblicità volevo ringraziare per quanto riguarda il mio abbigliamento Barbera che trovate alla Mezzia Terme per il mio outfit, mi auguro che non mi ingrassi questa gonna pantalone, mi ingrassa pubblico? Dal vivo no, ma chissà in camera, perché la televisione porta, anzi ne approfitto per dire, cioè la TV ingrassa, tutte le televisioni ingrassano, Rossella Genovese, la mia operatrice donna, è inutile che dici di no, la TV ingrassa, quindi... Non cerchiamo scuse per favore. Grazie Paco, lei è molto gentile, io sono una taglia 42 ma in TV sono così, quindi non mi ingrassa? Grazie a Barbera che trovate alla Mezzia Terme. Invece per quanto riguarda la bellezza dei miei capelli, Michele Butera è giovane e talentuoso, Vanity Fashion, che trovate alla Mezzia Terme, si fa perdonare. Sentite, pubblico da casa, voi sapete che sono sempre molto sincera con voi, quel signore lì, quel ragazzo lì, lui zitto, ma mi dice delle cose tremendissime, poi cerca di farsi perdonare, ma lui non sa che i conti ce li facciamo dopo. E intanto vi dico che ci fermiamo, andiamo in pubblicità, torniamo subito e sapremo qual è la scuola che si è aggiudicata questa puntata. Pubblicità, non cambiate canale! Di Casa è una storica realtà imprenditoriale nata grazie alle capacità dei fratelli Cosentino, che in pochissimo tempo si è affermata sul mercato garantendo ampia scelta, con oltre 100.000 articoli presenti, convenienza, qualità, competenza e cortesia. Nei nostri negozi a Gioia Tauro e Cinque Frondi trovi detersivi, casalinghi, elettrodomestici e cosmetici. Da Di Casa trovi anche articoli da regalo e per la ristorazione, confetti, bomboniere e fiori. Di Casa, i veri numeri uno del risparmio. Visita il nostro sito www.dicasa.it. We'll be right back.
Sette Camicie è uno storico brand italiano che ha fatto della specializzazione nel settore camiceria il suo punto di forza, con prodotti per uomo, donna e bambino. Camicie classiche, casual e fashion, frutto di una costante ricerca e dell'innovazione tecnologica, certificate con lo standard di qualità Uni en ISO 9001. Sette Camicie, per fare la differenza. Ti aspettiamo nel punto vendita di Polistena. In arrivo anche la nuova collezione primavera-estate. Assolutamente da non perdere. Segui la programmazione di RTC Telecalabria anche sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. RTC Telecalabria, canale 17. Iscriviti al nostro canale YouTube per rivedere tutte le nostre produzioni. RTC Telecalabria, la TV che ti accende. Definirvi, perché così è, siete targati arte e danza, quindi grazie al nostro presidente di giuria Giovanni Calabrò, perché ci piace vedere la danza in tutte le loro sfumature, quindi grazie ancora al nostro corpo di ballo, meravigliosi, appuntamento alla prossima puntata, grazie. Adesso
Ancora non è arrivato il momento di avere la busta. Sono qui per dirvi una cosa molto importante, ma ahimè io me la sono dimenticata. So che dovevo dire una cosa importante, ma io non la ricordo più. Cosa dovevo dire? Emanuela, concentrati. Mentre diamo la possibilità a tutti i ragazzi di sistemarsi, volevo dirvi della replica. Sarà sabato prossimo alle 21.30 e poi domenica prossima noi non saremo in diretta, perché domenica 26 l'atmosfera ci sarà una festa di carnevale per i bambini, quindi per chiunque volesse venire dalle 16 in poi può venire e gli prestiamo l'atmosfera, ma solo per domenica prossima, poi basta, va bene ragazzi? Mi raccomando, però se volete avere maggiori informazioni andate sulle pagine dell'atmosfera discoteca, perché ci sarà proprio questa festa di carnevale. Quindi però in onda chiaramente noi manderemo una replica, quindi continuate a seguirci, perché se vi è sfuggito qualcosa domenica prossima lo facciamo rivedere sempre alle 14.30 puntualissimi e in replica sabato alle 21.30. Intanto tutti questi meravigliosi ragazzi si sono posizionati, il grande vero applauso io lo farei a tutti quanti loro, perché è bello veramente averli tutti quanti alle nostre spalle. Hanno fatto davvero un lavoro eccezionale, ragazzi, davvero complimenti a tutti i gruppi di danza. Complimenti anche ai direttori delle scuole, siete stati meravigliosi. Grazie a Michele Galluccio per essere stato qua con noi, e grazie alla console, quindi Paco, Luca Scicchitano, Martino, Simone, vi ringraziamo. Ringraziamo tutta la nostra giuria, quindi Gorane Ugarte, Giovanni Calabrò, la nostra bella Fabiola Ciminello, Rosario Villirillo. E quindi oggi ho una valletta d'eccezione. Grazie, eccomi. Busta. Sono emozionata, la valletta. No, devi camminare, capito? Con la busta, tipo da ring. Bella esperienza, bella emozione. Grazie per l'invito, mi sono divertita molto. Bravissimi tutti quanti voi, bravi, veramente complimenti. Bella esperienza, grazie Emanuela. Grazie di aver accettato il mio invito, grazie di essere stata qua, tu lo sai. Ora, non vorrei sembrare Barbara D'Urso, però questa espressione ci sta. Col cuore, brava, bravissima. Col cuore. Il cuore, è mio, dei vostri figli, no? Cosa dice? Del pubblico. Però grazie. Ne dice tante. Simona Balaia, grazie con cuore. Grazie. Adesso ringrazio anche chiaramente tutta la parte tecnica, quindi da Pino Tambasco, Maurizio Sesito, Rossella Genovese, Diego Pistocchi, in regia Lello Infusino e la splendida Donatella Soluri. Grazie a Tonino, grazie davvero a tutti quanti, perché c'è una grande squadra di lavoro che insomma è qui pronta per regalarci l'emozione della diretta della domenica pomeriggio. E credetemi che essere in diretta con tutto questo non è affatto semplice, quindi ringrazio RTC per avermi messo in condizioni proprio di poter realizzare questa diretta, e quindi ringrazio ancora una volta il dottor Soluri per la sua fiducia. Adesso dovrebbe esserci, ok, c'è una borsa di studio, quindi vi ricordate la borsa? Ci sono due borse di studio, vero? Una ce ne parla Gorane Ugarte, e quindi cosa deve entrare, Gorane? Ah, ecco, tu premierai proprio il gruppo che domenica prossima al 100% ha vinto proprio come coreografia, indipendentemente dalla scuola che ha vinto, ragazzi. Questo gruppo domenica prossima 100% borsa di studio, e va, adesso non lo sappiamo. Qual è il gruppo? Allora, col codice numero 5, il gruppetto dei pop. Bravi ragazzi, e già questo è per voi. Domenica prossima avete vinto questa borsa di studio, questo gruppo. Poi c'è un'altra borsa di studio già direttamente in questa puntata, arte e danza. Chiaramente poi decide il ragazzo se la vuole insieme alla sua famiglia, insieme al direttore della propria scuola, se la vuole accettare oppure no. Però arte e danza mette in palio una borsa di studio, uno studio di un anno gratuitamente. Sì, nell'Accademia del maestro Giovanni Calabrò. Per i corsi professionali un anno di studio gratis al 100%. Corso professionale a... Se volesse accettarlo, una volta che si confronterà con la famiglia e con il direttore, va a... Wow, mi piace! Non so chi è, ma adesso capirete perché. In genere la danza maggiormente delle donne, invece questa borsa di studio se la porta a casa Cristian Lamanna! Non so chi sia, fatemelo vedere almeno. Eccolo lì, Cristian! Se vuoi puoi ringraziare il tuo giudice.
bella. Ecco perché mi convinco sempre di più che io devo fare questo genere di trasmissioni difficili, complicate, perché credetemi, la Calabria è una terra strana, è molto difficile. Io mi impegno a fare programmi molto complicati, però poi questa è la soddisfazione: riuscire a regalare un piccolo, un grande sogno per il futuro mi riempie di onore e di orgoglio. Bravo, complimenti, che belle lacrime! Ma adesso la cosa più importante: chi si è aggiudicata la semifinale? Quindi chi vince questa puntata? Ancora non lo so, Cosa faccio? Dico prima la prima e poi la seconda? Perché io ho anche la seconda, però non so se dirla a questo punto chi è la seconda classificata. Lo devo dire chi è la seconda classificata? Non so, Paco, chiedo consiglio. Dico chi è la seconda classificata e la prima? Io andrei direttamente di prima. Dico la prima e poi, se volete sapere, c'è una seconda classificata che si è. Ragazzi, la scuola che vince questa puntata e si aggiudica alla semifinale è... Ballet Company! Allora, la giuria, non so, io vi chiedo perdono per l'orario. Il televoto ha deciso così, perché hanno... Se volete, potete, posso spiegarvi cosa è successo. Ok, Paco. Io vi chiedo scusa. Naturalmente, io non so. Il voto della giuria conta di più rispetto a quello del telesondaggio, ma anche quello del telesondaggio ha un suo peso. Quindi ha ribaltato la situazione il telesondaggio? Assolutamente sì. Allora non diciamo chi, per chi ha ribaltato il telesondaggio. Per qualsiasi chiarimento ci sono tutti i tabellati ufficiali. Ok, allora dopo avremo modo di parlarne. Okay. Per quanto riguarda, quindi, la verità è che il telesondaggio, io ve lo dico spesso, da casa può invertire, perché il pubblico ha sempre ragione. A me piace quello che dice il pubblico, cosa devo fare? Il pubblico ha deciso così, quindi la scuola che si porta a casa la semifinale è Ballet Company!